non sei vergogna. Se ti dice, oh senti, ma voi quando c'è alle due giorni che mi manca la mangiare, voglio comprare lo bar, sei vergogna, non te li chiede, un giocatore non te li chiederà mai, magari sta 5 giorni senza mangiare, ma non te li chiede, che se li fa prestare. Lui giocatore, capito? Perché sei vergogna. Non ti chiede invece, senti, vedi che video, senti, te li dà? Che lo conosci, no? Ti fa, senti, mi lasci 500. Tu gli vuoi fare? Che? Vuoi sbassare? Allora quello, no, te ne posso dare 100. E dammene 300. Hai uno sicuro, quasi che hai uno sicuro. Ma se gli serve per bagnare un giocatore, non te li chiede. Solo per yoga? Un giocatore, con capolavoro. Ci tiene, io gioco. Me va a prestare i soldi per mangiare, sono un giocatore, io lo appeso. Capito? Ma se io serve, cioè, per giocare, porco Dio, c'ha una faccia, una musarola proprio. Una musarola proprio che gli è venuto. Qualcuno gli è venuto da piangere, no? Questo ha detto, ma è venuto. Questo no, perché io lo sento là adesso, è venuto. Ah, fa un piacere, ma aveva di essere via per mangiare, invece io dopo stavo a giocare là, porco Dio, cosato è, gli ho pulito uguale, capito? Lei ci ha comprato una pagnotta dei bar, no, giocatore. Però tu neri, devi dire, alla fine non... Ma io non ho un debito, non ho, io una vita che fai solo forse vado forte perché non ho, vedi come il lauretto che sarà, quando abbiamo saputo, hanno saputo là che il lauretto dava il giorno a destra e a manca. Quello lo sa tutti. Lo sai quando ce ne è venuti da là. Però tu mi sa che sei uno dei pochi che sei stato onesto con Lauro. Siamo nati insieme, io infatti non ci sono venuto mai perché mi sono sempre vergognato, anche se può darsi che mi serviva, ma non ci sono venuto mai perché mi vergognavo, tanto io sapevo che mi serviva, mica me, mi serviva per ieri a mangiare. Come pagare? Ma l'ordine che ti sei messo lì così dentro. Quando è? Mi è stato raccontato che ti hai messo. Ah, i soldi! E poi io di qua, guarda, chi ti ha detto questo? Mi ha detto Vito. Vito, sì. La pulizia. I soldi dentro la scarpa, che è? Certo, e io. Ma perché che era successo? A me mi ha chiappato 4 volte a giocare, 4 volte. Beh, allora ho visto, stavo in piedi, no? Dai, stavo in piedi, in dono, tutto in dono, più in dono, c'era un cibo, in dono che stava in piedi, io stavo dietro a quelli che stavano in piedi. Come te, guarda che resti... Ma quanti soldi ne stavano? Sti parta giù, parta giù come te, come lui, fermi tu, così lo fa? Ma meno male che ha fatto... Io ho già avuto una cosa che mi ha chiamato la pulizia, la pagliota arrogante. Chiappò la pulizia. Perché allora, sei yoga, la yoga? No, io ti parlo, un po' anni fa. Mi ha chiappato 4 volte, io allora ho buttato io la botta, no la botta sai, se apre così la botta, no invece una spallata normale, una spallata in borghese. Così, venuta io la porta così, no? Che se c'era uno lì non mazzava. Quando io chiamo là, venuti dentro con le pistole così. Fermi tutti. Quando ha detto pulizia, ah, meno male. C'è Maria lì bandite che era. Hai capito? Quando ha detto pulizia, meno male. E certo, quando porco Dio, la porta così è venuta io, no? Non è che fermi tutti, con le pistole così, fermi tutti. Dopo 10 secondi ha detto pulizia.
Ah, ha detto, meno male, meno male. C'è Baria lì, bandite, capito? Perché ci sta di bandite che va, certo, a fare queste storie. No, mi stai a dire l'altra sera. Ah, beh, ah, quella sera lì. Che mi raccontavi tu, mi hai raccontato. Un mese e mezzo fa è successo, 2 mesi fa, no. E noi, stavo lì, in piedi. Io mi sono girato, quando ho visto qui, ho messo un cartellino. Fermi tutti, ho messo un cartellino. Io mi sono girato, Luagno stava vicino lì, mi sono girato così. Chiamo la Luagno, no? Uno dietro a me. Ma usa. Dove va lei? Se usava dietro la spalla. Ma usato, dove va lei? Ma sbaglio, un attimo. Che mi vede grande, no? Quando sta con me sotto così, mi vede grande, no? E allora vado a Luagno. Sapevo la storia della Giovanna Grande, porco Dio, che invece c'è tamburo tutti. Io anche in lauto della paia, la volta non c'era una lira, ma c'avevo un po' di soldi, mi rimisi dentro una fodera di un giubbetto, una fodera. Allora ho visto così, sono venuto dentro un bagno, mi ci ha mandato, ho messo i soldi dentro i cazzetti, poi sono scappato. No, sono scappato dal bagno, non è che mi stava a aspettare, sono scappato perché c'aveva la palla, c'era un'altra 30 persone, no, ma no. Stai a guardare a me. Allora, invece lì là, sulla sala c'è un corridoio, sono venuto là avanti lo vango. E dopo come sei scappato? Niente, no, a me non mi ha chiesto niente, ha chiesto i documenti. No, sì, a ma subiato quando ci stava? No, a parte, sì, c'era 300 euro, una cosa così. Anzi, uno dice, ma che vergogna che mi ho fatto, è venuto a pulizia, ha acchiappato solo 300 euro. Che vergogna! Che vergogna! Se ci mette sul giornale, 300 euro. Bravi poliziotti. Che ci diamo a finire, no, io non ci sto, il nome mio non ci sta, però... Ci andranno a finire, io me l'ho fatta scappare via, perché cioè scappare via, mica sono messo in soccorso, ho visto così, sono scappato dal bagno, ho visto che c'era nessuno, invece lì sulla sala, quella lì, ho piato il corridoio, sono davanti lui ancora, ho messo così, a me dai, allora tutti, non consumava nessuno a tutti, me dai, ancora. A fine consumava tutti. Hai capito? Non consumava mai nessuno, non consumava, perché io li conosco, consumava mai nessuno, poi tutti avanti lo vanno, me dai, lì, un corotino. Perché in breve là si è messo il giro che non è più come era prima, no? Adesso sai, ha rinnovato, allora il giro si è fatto più caotico. Anche perché non è finito presto, se era ma lascia stare, non è che è venuto per un giro nostro che giochiamo. Venuti per altro cibo, no? Perché in Bari è là, è venuto un sacco di giovani, chi li conosce? Te pare, io vado là, adesso c'è un sacco, adesso c'è la movida là, c'è un sacco di gente così. Un genere di gente cioè, storica. Domandi, io chiamo, certo, domandi, tu pensi, più giovane. Ma io mi ha raccontato chi con un morto. Momi. Con un morto. Momi, momi. Un morto, un bel dire un morto. Un morto non era morto, era no. Vivo, anzi, quando devo già così, un morto e giocava a scala. Due giorni di fila giocava, però. No, giocava a scala, ta ta ta. Toccava a quello Lugumba. Lugumba. Sapeva quello che doveva scattare, capito? Ah, con lo piede? Certo, che. Faceva i segnali. E certo, quando ti giochi gli soldi, Emanuele. Ma se tu lo venivi a vedere, che facevi? Ma io a parte ero amico di voto, io lo sapevo. Dico, lascio tu stare. E me ne fregava. Se poi ci chiedevo, mo, mi lasci 20.000 lire, me le dava, perché
sapeva che io che se non me le dava io dicevo te stavo un casino. Sì, ma siete giocato due giorni di fila, 48 ore. Questo pomeriggio ma è 48 una ore. Una volta in 25 anni, una volta. 48 ore. 48 ore. Il giocatore è così, quando c'è mezzo lo sordo. No, guardi come me, mi vedi qui a morto, io esco fra due giorni, via Matteo, tutto quanto. Feci prova. Io fra due giorni esco. Andrea lo sai. Mica devo andare qua, devo andare là. Io gli ho chiesto solo una cosa, ho chiesto, come fai due giorni a sta lucido di mente? E a yoga, per yoga, come cazzo fai? Se non ci sto io, allora tu pensa a quello che non ci capisce niente. Se io non ci sto, io che ci capisco, perché ci siamo stati? Perché c'era due o tre persone che non ci capivano cazzo, no? Ah, quindi allora, facevate apposta? E certo! Cioè, ma quelli più spennati? Ma perché... noi ci siamo guardati, ma perché quelli là andavano? Abbiamo giocato tutti questi due giorni perché che abbiamo visto che era Rubolli, vabbè, così spennati. Ma questi perché è andati avanti sempre? E di che? C'hai i soldi, c'è la mia, mica sei per dire sempre. Ma gli avete fatto a spennarli? Sì, da Madonna, alla fine, due giorni, fammi capire, quando gli hai spennato? La più forte però è quando hai dovuto a Staruga, questa è vecchia, che era diventato il più bello del locale, come non mi ricordo? Ma sì, quando hai vinto la cifra rossa. Non tanto il tata, era giù a piedi prima, allora sì. Noi mediamo un cazzo. Prima la vigna, poi tutto un momento. E diceva i soldi, vado giù al locale. Sai, non ero abituato, lo so anche vergognoso io. Porco Dio, vado giù al locale. Ah, vieni! Amore! Una di qua e una di là. Che cazzo è? Come? Fino avanti di ieri non mi segurava nessuna. Una è qua, una. E no, è poi bello, però. Allora uno a casa, poi una di toccare la mia, no? Che c'era una fila di donne, no? Allora tu fai, no, quanti soldi mi ho buttato via? No, madonna. Quanti ne ho buttati? Veramente ne ho buttati via, cioè. Però c'è stato altri che mi hanno fregato, anzi, che si è fregati con una loro. Non parlaci via su, come ce l'hanno. Che ti viene? Non lo so, che no, ho.